care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan in un nuovo video. Questa volta parliamo di letteratura e vi voglio parlare di un autore, perché parlare di tutti i suoi libri mi porterebbe molto tempo ed io ho trovato un ritaglio di tempo. Mi sto filmando col tablet, come ho fatto con l'ultimo video. Sono rimasti degli argomenti in sospeso, visto che l'altra volta parlavo della Raggi, dell'emergenza rifiuti, di come lei abbia preso degli assessori nel suo incarico di intendente municipale del municipio di Roma, che facevano parte della gestione di Alemanno e di Marino, gestioni fortemente e giustamente criticate dai pentastellati, perché uno è stato definito mafioso e l'altro è stato definito un inetto, un tangentista, e poi non si sa perché scelgono persone fra i responsabili di quelle gestioni. E quindi la Raggi forse è stata raggirata da personaggi vicini a Marino e a Alemanno, o forse ci raggira. Qualcuno si è complimentato con me per i giochi di parole, adesso non mi ricordo chi. Ma oggi voglio parlare di tutta un'altra cosa. Voglio dare spazio non più ai mondiali, dei quali ci hanno rotto i coglioni fino adesso e non se ne può più. Non voglio più parlare di politica, ne farò un altro video specifico, ma visto che oggi ho un po' di tempo, voglio parlarvi di una cosa molto più importante nella vita di tutte e tutti noi. Quindi inizio da capo il video, come di consueto. Salve care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, spero che l'argomento del giorno vi piaccia. Si tratta della meditazione e ve la propongo attraverso delle opere di Bhagavan Sri Rainish, conosciuto anche come Osho Rainish, che poi sarebbe lui. Il libro del nulla, Bagliori di un'infanzia dorata, poi qua c'è il libro dei segreti, ne ho un'altra dozzina. In realtà lui non ha scritto nessun libro, sono trascrizioni delle sue conferenze, dei suoi insegnamenti che dava oralmente. Di lui ne ha parlato molto e anche molto bene il professore di letteratura anglosassone e scrittore di argomenti esoterici, Elemire Zolla, del quale vorrei fare un video in un prossimo futuro. Elemire Zolla che dice in sostanza che Rainish è stato un professore universitario di storia delle filosofie e delle religioni, e che durante gli anni 60 ha capito che più di un professore la gioventù, soprattutto occidentale e nordamericana, aveva bisogno di un guru. Allora ha iniziato il suo esperimento di diffondere le sue idee, le sue concezioni del mondo attraverso l'India, e poi si è espanso a tutto il mondo. Soprattutto attraverso il mondo significa attraverso gli Stati Uniti, così come San Paolo ha voluto espandere a tutto il mondo la dottrina cattolica attraverso la Roma imperiale. Rainish è andato negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti, tutto ciò che funziona negli Stati Uniti diventa un esperimento mondiale. Chiaramente
lui dice che è di famiglia di origine jainista e indù. I suoi insegnamenti comunque sono di natura prevalentemente tantrica. Ho preso una papera. I suoi insegnamenti sono di natura prevalentemente tantrica. E quindi lui interpreta tantricamente ogni culto del mondo, ogni religione. E quello gli ha guadagnato molti nemici, perché lui si dichiara adogmatico e quindi contro ogni tipo di credenza confessionale. Lui dice che un solo mediatore c'è fra l'infinito, o Dio, e l'uomo ed è l'anima. Che ognuno attraverso la meditazione può raggiungere e oltrepassare la soglia all'infinito. E realmente i suoi metodi meditativi sono molto interessanti. Si ispira a Gurdjieff, a Jung, a Buddha, a tutte le cose che possono ispirare. Quindi il suo è un sistema sincretico. Lui dice di vivere e che bisogna vivere in un pluriverso, non in un universo, che il mondo è multidirezionale, il mondo della coscienza, dell'anima. E credo che siano delle suggerenze molto utili. Lo yoga, le arti marziali, il Tai Chi Chuan sono solo degli strumenti ai quali giungere a uno stato contemplativo e meditativo. Perché la meditazione in sé non è una pratica, ma è un accadimento. Tu pervieni a uno stato meditativo contemplativo, non pratichi la meditazione. In realtà, quando diciamo che pratichiamo la meditazione, vogliamo intendere che facciamo qualcosa che ci fa pervenire a uno stato meditativo. Ma in realtà la meditazione è un qualche cosa che succede spontaneamente. Come raggiungere uno stato di coscienza. Poco importa poi se attraverso dei sistemi graduali o istantanei, perché sono sottigliezze. Una volta che si raggiunge un certo stato di coscienza, uno si identifica con esso e non lo abbandona più. Quindi poco importano gli strumenti nozionistici e concettuali attraverso i quali razionalmente o empaticamente si raggiunge una certa coscienza. Una volta raggiunta, uno è quella coscienza. Quindi meditare realmente libera le persone dalle pastoie della vita quotidiana. Poi aiuta il senso critico. Ti fa meno dipendente e meno schiavo, più libero da tutti i condizionamenti dei mass media, della divulgazione della notizia a livello ufficiale. Sei più critico nei confronti dell'informazione che ti danno, della realtà. Sei più libero di leggere quello che vuoi, di interpretarlo come vuoi. La meditazione è un qualche cosa che libera le persone dalle prigionie nelle quali ci riducono. Per esempio, non siamo più dei greggi che seguiamo la squadra di calcio o le Olimpiadi o le nazionali o i mondiali di calcio o le europee come se fossero non una diversione, ma lo scopo per il quale vivere. Adesso tutti si scordano dei problemi d'Italia perché evadono con lo sport a livello olimpionico. E poi dicono che bello, vogliamo anche le Olimpiadi in Italia. E non si mettono a pensare invece sui reali problemi del nostro paese e sul fatto che si debba votare no al referendum costituzionale. Allora, se le nazionali olimpioniche vincono nelle varie specializzazioni, magari il merito se lo prende il governo e tutti voteranno sì. Un po' come hanno votato a Silvio Berlusconi, perché lui ha fatto vincere il Milan e quindi era una persona di successo. Lo sport non ha nulla a che fare con la politica, ma è sfruttato a fini politici ed ideologici per colpa del fatto che la gente non pensa.
non pensa perché non merita. Non è una questione di essere istruiti o analfabeti. La meditazione fa più riflessivi tanto all'ingegnere come all'analfabeto, tanto al professore di chimica come all'artigiano. E lo yoga permette, visto che è una disciplina psicofisica, di coordinare mente e corpo, come il Tai Chi Chuan, come il Pranayama, come il Qigong, ma anche come qualsiasi esercizio fisico e aerobico, tipo la ginnastica calistenica o qualsiasi attività fisica. Per quello che io in sé non ho nulla contro gli sport olimpionici o il calcio, ma quando questi sport si trasformano in spettacolo e in occasione di lucro e che già non servono a niente, perché ti trattano da spettatore consumatore di pubblicità, di marketing e anche delle trasmissioni stesse dello sport che devi abbonarti. Invece lo sport, anche lo sport olimpionico e il calcio, quando praticato è un'altra cosa. Quindi bisognerebbe giocare a scacchi, giocare a calcio, giocare a basketball, giocare, non guardare. E la meditazione è un qualche cosa che tanto attraverso lo yoga come attraverso qualsiasi disciplina dell'osservazione della realtà, della natura, l'introspezione, la lettura, è un qualche cosa che attiva energie occulte nel tuo essere, nella tua mente. E quando si intende per mente non si intende solo per cervello, perché la mente è un'unità olistica che comprende tanto il corpo come la sede della coscienza, il cervello, perché in realtà il cervello è la prolungazione del corpo e il corpo è la prolungazione del cervello. Quando una zanzara ti punge un dito, tu dove senti il dolore? Nel luogo della puntura, in tutto il nervo che percorre il tuo braccio o in una sede del dolore nel tuo cervello o nella tua coscienza? In realtà in tutto questo, la zanzara o uno spillo ti punge il dito e tu senti ovunque, in tutto il corpo, incluso il cervello, la puntura dello spillo o della zanzara. E la tua coscienza ne è consapevole, perché cervello, coscienza e corpo in generale sono un tutt'uno, interagiscono costantemente fra di loro. Quindi qualsiasi cosa tu faccia può migliorare la relazione mente corpo coscienza cervello. Quindi giocare a calcio, meditare, osservare la natura, osservare l'arte, i quadri, ascoltare musica, bisogna essere più attivi e non farsi trattare come dei soggetti passivi che credono che i problemi sociali glieli possano risolvere soltanto i rappresentanti eletti una volta ogni tot anni e che adesso bisogna aspettarsi che tutti i problemi siano risolti a Roma dalla Raggi e dai suoi consulenti, quando gli stessi consulenti per anni non hanno fatto nulla. La gente deve continuare a essere più compartecipe. Essere più compartecipi non significa necessariamente soltanto votare, ma anche prendersi delle responsabilità, parlare, interagire, proporre delle cose attivamente ed essere più critici nei confronti di tutti i politici di turno, siano Marino, Alemanno o la Raggi. Non è detto perché sia del partito politico che più piace che bisogna essere acritici. Quindi la meditazione aiuta anche il senso sociale, perché ti rende consapevole di essere un individuo che appartiene a una collettività. Quindi sei anche più consapevole del tuo senso critico, ma anche della tua appartenenza sociale.
Non bisogna vivere passivamente. Chiunque si sbaglia deve essere criticato. Chiunque fa bene in senso positivo anche deve essere criticato. Quindi se la Raggi sbaglia a prendere assessori, deve essere criticata. Ma tutto questo deve nascere da una posizione introspettiva, contemplativa e meditativa. Per quello, per essere critici nei confronti di ogni ideologia religiosa e politica, bisogna meditare di più. Bisogna informarsi, istruirsi, leggere e coltivare un'opinione propria ed esprimerla pubblicamente. Solo così nascono veri movimenti politici. Ed è quello che proponeva Reinisch. Bisogna avere un senso critico, sociale e religiosamente parlando. Solo così nasce una vera spiritualità. Perché se non si ha vero senso critico, non nasce nessuna spiritualità. E la spiritualità la si deve applicare, non dico religiosità, ma spiritualità, in ambito socioculturale, politico ed economico. Perché siamo dei soggetti che interattuano con altri in un ambito chiamato società. Come diceva Aristotele, gli esseri umani sono degli esseri sociali che hanno bisogno di interattuare fra di loro ed è per questo che fondano delle collettività che chiamano città, paesi, regioni, centri abitati e si impongono delle norme, delle regole e delle leggi che sono restrittive per ognuno di loro, ma che consentono anche di avere della sicurezza e dei privilegi, per esempio sanità, istruzione, protezione dai nemici, ordine sociale, leggi, giustizia. Se non meditiamo di essere parte di un tutto e se non attuiamo criticamente come individui, allora ognuno va per i cazzi suoi e non siamo più una collettività e lasciamo che qualsiasi persona ci governi. E noi li votiamo tanto ogni 4-5 anni e poi ce ne freghiamo e poi ci lamentiamo di come ci governano male. E magari se ne escono con delle cazzate. Quindi perché c'è stato Roma capitale della mafia? Perché poi la gente critica il governo Alemanno e il governo Marino dell'Urbe? Perché hanno votato e si sono lavati le mani. Invece dobbiamo continuare non solo con le votazioni, ma anche in altri modi a coltivare un senso critico che ci faccia sentire parte della società e a proporre cose anche come individui, ma anche armando dei collettivi più in là dell'appartenenza politica o religiosa dei medesimi. Per quello la meditazione serve a coscientizzare gli individui, i quali una volta che hanno la giusta coscienza non possono giustificarsi dicendo ma promettevano cose belle e io li ho votati e poi non le hanno mantenute. No, gli individui non possono salvare la loro faccia dicendo io li ho votati ma poi chi se ne frega, hanno fatto tutto quello che non hanno promesso o non hanno fatto tutto quello che hanno promesso. No. Per Aristotele l'individuo è un animale sociale che deve interagire con i suoi prossimi, ma lo deve fare continuando a relazionarsi con essi in ambito sociale, interagendo e proponendo cose, non semplicemente votando, perché la vera democrazia non è votare ogni tanto e pretendere che i politici mantengano le loro promesse, se no lamentarsi. Democrazia è l'unione di due parole, demos e kratia o crazia. Nell'antica Grecia ogni città era una città autonoma, una città-stato,
per quello che democrazia è la gestione da parte del demos, del popolo, della città o governo della città. Governo del popolo della città, democrazia. Repubblica è dal latino res publica, cosa pubblica. Noi siamo una repubblica, la Repubblica Italia è una repubblica. Quindi res publica italiana significa che l'amministrazione del paese è una questione di tutti, che riguarda tutti. A Genova non hanno sentito proprio il referendum contro le trivellazioni, che poi danneggia anche altre parti d'Italia, e ne hanno pagato le conseguenze. Come cittadini dobbiamo sentire che la gestione della cosa pubblica è di tutti. Attraverso la coscientizzazione della meditazione, dobbiamo sentirci come individui connessi al tutto che è la società e quindi vivere la Repubblica, la res pubblica, la cosa pubblica anche come fattore individuale, socio-culturale, economico e politico. E poi la democrazia, cioè il governo del popolo, non si manifesta soltanto con le votazioni, soprattutto di questi tempi che c'è internet. La gente dice: ma il Movimento 5 Stelle ti permette di votare nella rete, ma è sempre un'altra forma di votare, basta. Invece bisogna non soltanto nella rete, ma fisicamente riunirsi, perché altrimenti rimane una cosa virtuale, forse virtuosa, ma poco pratica. In realtà bisogna creare delle cellule base nel territorio per poter discutere fisicamente e ognuno proporre cose diverse al di là delle ideologie politiche, religiose e sociali. Invece non si fa, invece la gente si accontenta di delegare altri a fare quello che dovrebbero fare loro, discutere delle cose serie. E poi alla fine siamo come dei bambini irresponsabili in mano a ancora più irresponsabili badanti. Quindi ecco il tema del giorno, che volevo parlare solo di meditazione, non di quello che ho parlato la scorsa volta. Spero che il video sia venuto bene, che questa volta non si abbia tagliato il tablet, perché l'altra volta è durato di meno perché il tablet si scarica facilmente. Questa volta faccio funzionare il televisore e lo tengo connesso. In questo modo si dovrebbe continuare a alimentare. Speriamo che non si sia spento. Volevo solo parlare di Rinesh e della sua concezione della meditazione tantrica, perché in un futuro forse parlerò di qualche tema esposto da Rinesh, come dell'importanza di essere connessi al qui e all'adesso, di non morire nel passato o di non proiettarsi vagamente nel futuro, perché il presente è un costante divenire, l'attimo sfuggente che si trasforma immediatamente nel passato e che per un istante impercepibile non è neanche futuro. Ma mi viene in mente che questa coscienza del qui e dell'adesso deve essere applicata alla politica, alla società, perché la Repubblica e la democrazia sono cose che meritano di più di un voto ogni tot anni o di un referendum uno o due all'anno ultimamente. Ma bisogna costantemente confrontarsi introspettivamente con la realtà, con la propria realtà e con la realtà che ci circonda e anche con la realtà degli altri, per mediare tutto questo ed avere una politica migliore, socialmente parlando. La politica,
la gestione della polis, della città, della città stato nell'antichità, ma dello stato attualmente, non è solo questione di partiti politici. Perché si chiamano partiti politici? Perché sono divisi partiti, ognuno con le sue idee, per quello sono divisi dagli altri. Ognuno vuole amministrare in forma divisa, specializzata, la politica. Ma la politica non è appartenenza di qualche partito politico. La politica è il medio nel quale i partiti politici si esprimono. Ma si possono anche liberamente e in forma indipendente esprimere i cittadini, tanto dentro come fuori le istituzioni. Quindi la politica ci appartiene a tutti, non è d'appartenenza dei partiti politici o di qualche partito politico. Noi tutti possiamo fare politica esprimendoci, organizzando dei collettivi, delle assemblee, dei movimenti nei nostri quartieri, nelle nostre città, nelle nostre frazioni civiche, nelle nostre province. Non serve tenere come riferimento ai partiti politici per fare politica. Si può fare politica fuori dai partiti politici, fuori dagli ideali politici, perché uno può prendere quanto di meglio nei partiti politici e negli ideali politici, o avere delle proprie idee. Invito tutte e tutti voi che mi avete seguito fin qui guardando questo video a farvi una vostra coscienza politica, ad avere una propria partecipazione individuale oltre che collettiva nelle cose della Repubblica, perché altrimenti sarete delle pecore se continuate a delegare gli altri in faccende che vi riguardano a voi personalmente e soltanto voi, perché se continuate soltanto a delegare gli altri in faccende che vi riguardano e che vi toccano i vostri interessi, sarete dei pecoroni e poi non lamentatevi che mai fanno quello che promettono e mai fanno quello che voi necessitate che facciano per coprire i vostri interessi. Dovrete essere voi stessi a lottare per i vostri interessi, perché nessun altro lo farà, né la Chiesa, né i partiti politici. Quindi con questo io vi lascio, perché penso di aver parlato a sufficienza per oggi. La Repubblica è una cosa pubblica che riguarda tutti noi, la politica è una cosa che riguarda tutti noi, perché l'amministrazione della città, dello Stato, i partiti non sono che frazioni della politica, per quello sono partiti, sono come sette ideologiche o religiose che hanno la loro dottrina e magari la impongono dogmaticamente. Ma ognuno è libero di essere eretico e di leggere i testi apocrifi che vuole, di avere le proprie interpretazioni, di essere un libero pensatore della coscienza e dell'anima e di non dividersi fra desideri personali e accettazione di quello che ti impongono da fuori. Bisogna lottare per ciò in cui si crede, se realmente si hanno delle credenze, lottare per le proprie necessità, lottare per i propri ideali e trovare di rappresentarli o attraverso di politici e partiti politici che esistono o in mille altre forme che oggigiorno la tecnologia ci dà, come internet. Trovare delle persone con le stesse affinità ideologiche, culturali, politiche, sociali, leggere di più, guardare meno tele, perché più leggi più sviluppi uno spirito critico, più mediti più sviluppi uno spirito critico, più guardi
Cose di regime, telegiornali di regime, più ti lavano la testa. La tele e a volte contenuto in internet risponde a esigenze di partito. Allora qui vi lascio perché non so quanto avrò parlato. Non voglio fare un video troppo ridondante. Spero che fin qui vi sia piaciuto. Grazie dei commentari che ricevo. Grazie di seguirmi. Non voglio che siano dei commentari sdolcinati. A me basta che siano dei commentari critici. Comunque, qui dal vostro Sant'Enciani è tutto per oggi. Care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, vi lascio. Continuate a farlo anche in Facebook, Instagram. E ho aperto un account Snapchat e nessuno mi segue, Google Plus. Vabbè, vi lascio, se no poi parlo altri 10 minuti. Tanto mi sembra che il tablet per fortuna non si è spento. E con questo è tutto. Ciao ciao, spero che tutto sia venuto bene e che l'inquadratura non sia venuta una porcheria. Ciao, dal vostro Sant'Enciani di nuovo, grazie di stare con me. Ciao.